Ciao, sono Damiano. Io sono Anfio. E questo è Bellini Caffè. Oggi abbiamo qui con noi il maestro Comis e il maestro Unzone, che sono qui in rappresentanza del quintetto Goffriller, che si esibirà il 3 agosto alle ore 21 al cortile Bratamone. Salve, benvenuti. Ciao. Obiettivo eccellenza. Ma secondo voi cosa fa di un musicista un'eccellenza? L'eccellenza comprende tanti aspetti. Uno, il talento. Numero due, l'impegno e l'abnegazione, perché l'artista deve studiare sempre, impegnarsi sempre, essere sempre, all'interno di un pensiero e di un percorso per tutta la vita. Quindi questo crea l'eccellenza. Mm-hmm. Lei maestro cosa la pensa? A proposito? Di quali elementi fanno un'eccellenza? Il nostro direttore ha già dato le tracce principali della tipologia che insomma può fare di un musicista un musicista eccellente. Quindi giustamente occorre un impegno costante, non, senza alcuna distrazione in qualsiasi altra direzione. E poi un'altra cosa che non ha detto il nostro direttore, ovviamente alle spalle deve avere un insegnante di grande esperienza che possa contribuire, che deve contribuire alla formazione poi dell'allievo. Ma a tal proposito, secondo voi quanto può influenzare il talento rispetto allo studio? Cioè, all'interno di un percorso, del percorso di musicista, quanto può essere debilitante o meno l'assenza di talento o un... riferito allo studio. Se devi raggiungere questo obiettivo, cioè l'eccellenza, i due aspetti sono assolutamente integrati. Non puoi prescindere dal talento e quindi non puoi prescindere nemmeno dall'impegno, dallo studio, dalla costanza, dall'abnegazione, dalla passione, essere appassionati a quello che fai. Quindi i due aspetti sono assolutamente, camminano sullo stesso binario. Cioè deve essere una combinazione delle due. Assoluta. Maestro Comis, noi siamo abituati a vederla nella veste di direttore, quindi una persona di prestigio per il nostro istituto, che ha attraversato una pandemia, una guerra, una statalizzazione. Però oggi noi vorremmo conoscerla da un punto di vista più personale, diciamo, cioè non come maestro Comis ma come maestro Epifanio, mi lasci passare il termine. Certo. Allora io vorrei chiederle, da musicista a musicista, quali emozioni prova sul palco o sul podio, perché lei è anche direttore d'orchestra? Ma le emozioni che deve provare un musicista, essere assolutamente travolto e coinvolto dentro la musica, e soprattutto quando si tratta di un gruppo, di un ensemble, no? Questa assoluta condivisione assoluta della musica, no? Questa è la cosa più importante. Non bisogna suonare per se stessi, ma bisogna assolutamente essere un tutt'uno, seguirsi l'uno con l'altro, noi sempre stiamo provando adesso, e quello che cerchiamo sempre di fare è di ascoltarci l'uno con l'altro e di capire quali sono le intenzioni e le esigenze che ha ogni singolo musicista per integrarle in un unico corpus. Certo. Quindi si va un po' a condividere questa emozione, certo. A livello di ansia sul palco. Diciamo che sì, questo qua fa parte anche del mestiere, quindi bisogna cercare di controllare e di fare forza l'uno con l'altro, affinché tu possa tranquillizzarti e focalizzare tutto
per la musica, anche l'emozione è una parte importante. Certo, senza rimarreste assolutamente asettico. Invece comunque, non diciamo un burattino, ma comunque più asettico, più freddo, invece l'emozione ti porta anche al coinvolgimento. Certo. Magari anche a usare un po' di più, certo. Perché comunque l'ansia stesso può essere una sorta di trampolino. Può essere un trampolino, ma può essere al contrario. Bisogna dominarla, cercare di, come dire, di concentrarsi sull'aspetto musicale. L'ansia può essere anche un disturbo, no? Soprattutto quando si suona assieme, l'affiatamento deve assolutamente non essere disturbato, interrotto da quello che sono le tue paure, le tue ansie, le tue emozioni in senso negativo. Sì. Cioè l'ansia è bene lasciarla da parte nel momento in cui si entra, cioè, riuscire a sul palco, perché a quel punto è solo un problema. Ma ad esempio, facendo una domanda relativa appunto al vostro quintetto, quando voi avete cominciato a studiare assieme, a provare, avete trovato subito una sintonia oppure è stato qualcosa che avete costruito nel tempo? Sì, naturalmente quando si decide di organizzare un ensemble, un gruppo, un trio, un quartetto, occorre che vi siano quegli elementi che indiscutibilmente concorrono a determinare poi dal punto di vista sul piano musicale un affiatamento. Quindi prima bisogna essere legati, avere bisogna che si crei un'alchimia all'interno di questo gruppo. Naturalmente poi quando si decide di fare musica nasce spontaneo poi un affiatamento, una sorta di complicità, no? All'interno del gruppo. Ecco. Sì, noi ovviamente saranno 30 anni. Certo, ci conosciamo. Ho fatto questa domanda anche principalmente perché ad esempio dal punto di vista di uno studente che tra le tante materie deve fare anche materie insieme, dove la maggior parte delle volte magari a inizio corso dobbiamo creare un gruppo, una formazione da camera con magari studenti che probabilmente anche non conosciamo. Che magari vedrete solo per quel determinato, forse per quel determinato, ma anche quello è una cosa importante perché non è che tutti i gruppi sono precostituiti. Certo. Invece tu puoi magari più in là nella tua carriera arrivare ad un determinato concerto e conoscere in quel momento quel gruppo e devi essere pronto anche lì ad affrontare quella situazione, capisci? E quindi e per questo è importantissimo sempre ascoltare e ascoltarsi. Questa è la cosa fondamentale di quando si fa musica da camera. Sì, noi abbiamo visto anche con il duo Sanzaro Tomarchio che la musica può proprio unire, perché ad esempio loro non si conoscevano se non di vista, poi suonando sono diventati amici, quindi anche questo è il bello della musica, che la musica unisce. È un linguaggio universale, quindi si può anche non condividere un'idea, qualsiasi... Voi avete avuto mai dei contrasti come già guai se non ci fosse. Guai, come una famiglia, quando diciamo la musica da camera, quando si fa musica ma entra a far parte di quella famiglia, no? In una famiglia ci sono sempre, no, dei contrasti, ma poi tutto viene aggiustato sia naturalmente dall'amicizia ma anche dall'unione musicale, no? Sì, appunto come una famiglia, come ha detto lei, si affrontano insieme i problemi, però poi ci si vuole bene. E invece ci parlate del programma del vostro concerto? Sì, il programma di domani è imperniato su due dei più importanti, capolavori scritti per questa formazione, che sono il quintetto di Schumann e il quintetto di Dvořák, molto simili tra loro, ma anche proprio nella forma. Sono quattro movimenti con uno scherzo centrale e quindi l'esecuzione di questi quintetti è sempre realmente ardua, perché
per tutti gli strumenti, è una scrittura di grande virtuosismo, oltre che di grande musica, musicalità e fascino. E quindi io penso che possa essere di grande interesse per il pubblico. Quindi invitiamo tutti a esserci domani sera. Va bene. Noi sicuramente non mancheremo. Un'ultima domanda. Vi ricordate la vostra prima esibizione in pubblico? Parlami tu. Beh, io ricordo un'esibizione che facemmo in tanti anni fa, no? Quello era un quartetto col pianoforte, cioè un trio col pianoforte, un trio d'archi e pianoforte. E lì, lì c'è stato veramente un qualcosa di magico. Infatti mi dispiace che il maestro Imperato non sia qui con noi, avrebbe raccontato anche con maggiori dettagli, sì. E in quella circostanza facemmo veramente un qualcosa che rimarrà per sempre nella nostra memoria, no? Perché ovviamente era la nostra prima uscita importante, poi il contorno naturalmente di una città importante come Parigi, no? Anche da un punto di vista della fruizione della musica da camera. Quindi per noi quella è stata sicuramente, credo, la prima, insomma, il battesimo del gruppo, no? Del nostro primo gruppo. Però ripeto, sono cose che non si possono dimenticare, e lì ripeto, il maestro Imperato, che è stato un po' la nostra guida, il nostro mentore. Però che bello che dopo anni, cioè dopo possiamo dire quanti anni? Ma vengono. No, vabbè. Dopo tanti anni. Nemmeno tantissimi. Saranno stati i primi anni 90, no? 95. No, 96, 97, così. Vabbè, dopo tanti anni comunque ancora siete. Ci ritroviamo, cioè, certo. Ci siamo qui molto bello, più forti che prima. Sì. Va bene. Io vi ringrazio per questa. Grazie a voi, ragazzi. Voi. Grazie. Benissimo, grazie per l'iniziativa. Vi aspettiamo domani. Noi aspettiamo di ascoltarvi e aspettiamo voi alle 21 al cortile Platamone, 3 agosto, quintetto Gofriller. Ciao, grazie per averci seguito. Arrivederci.